Bonjour, vous pouvez me dire quelques mots sur vos vélos? Lei parla italiano o francese? Italiano, lei mi può dire due parole su queste bici? Queste bici sono fatte artigianalmente, sono tutte lavorate a mano queste. Questa è una con la pedalata assistita. Sì, assistita? Sì, pedalata assistita. Ah, non si vede. Non si vede, è un brevetto dell'Università di Milano. Quindi è perché tutto qui dentro. Sembra proprio una bici normale. Sono state studiate per essere molto essenziali come biciclette, sono molto lineari, molto essenziali. Queste sono delle combinazioni che abbiamo fatto noi, ma si possono cambiare. E quanto pesa questa bici? Quanto pesa? Più o meno? Mi sembra che il telaio pesa 1,4 kg. E qua c'è un motore? Qua c'è un motorino che pesa 3 kg. E come si mette in marcia il motore? Come si attiva? Ah, e parte. A circa 60-70 km di autonomia. Che bello. Quanto costa questa bici? 3.500 euro. Come si chiama, come modello? Questo non ha un nome, diciamo un modello, la ditta è Macri. E le altre invece non sono con assistenza elettrica? Io sono solo queste non sono con assolutamente con, però si possono mettere. Diciamo che assolutamente, perché c'è stato questo brevetto. Sì, è un brevetto che, come dicevo, non è nostro, ma è dell'Università di Milano. Come si chiama, Cristiano, il modello di questa bici con la pedalata assistita? Questa con la pedalata assistita di Zeus. Zeus, ma sì. Il sistema di pedale assistito, sì. Non è la bici completa. No, la bici completa deve avere caratteristiche tali per poter montare la cinghia. Sì, e perché la cinghia è speciale anche, sì. Una cinghia di carbonio. Ah, perché non è la classica cinghia di metallo. No, non è una catena, ma è una cinghia di carbonio. Ah, quello è molto speciale. Sì. Ce ne sono molte delle bici che hanno la cinghia di carbonio? Qualcuna c'è, non tante, qualcuna c'è, perché bisogna fare un telaio particolare aperto qui sulla cancella dietro. Ok. Quindi il deve essere aperto per poter inserire la cinghia. Ah, ok, ho capito. Boh, la ringrazio molto. Grazie a lei.